Campionato di seconda categoria Girone B. Per la quarta giornata di ritorno, i padroni di casa del Costanio in divisa righe giallo-rosse ospitano il palazzo in maglia blu cerchiata. Andiamo alla cronaca. Prima occasione della gara all'11esimo con i padroni di casa in attacco. Petrovic dal limite cerca il tiro di precisione, ma è debole e facile preda di Mazzoni. Risponde il palazzo al 13esimo, sempre da fuori area, grande bordata di Scarponi, Tomassini blocca in due tempi. Due minuti più tardi, è ancora Tomassini impegnato dalla distanza da Dogani. Devi in corner, ma sugli sviluppi di questo è Bibiani a trovare la conclusione giusta ed insaccare la palla sotto l'incrocio dei pali, 1-0 Palazzo. Partita che abbassa i suoi ritmi fino al 33esimo, quando è ancora l'estremo difensore del Costano ad essere protagonista ed a chiudere la porta sul tiro ravvicinato di Diarena. La seconda frazione si apre al 9° minuto, con il Costano in avanti, punizione dal limite di Ercolani che impegna Mazzoni in una bella parata. Sul corner successivo è Pugini che prova la deviazione di testa ma risulta debole. Insistono però i padroni di casa alla ricerca del pareggio. Al 14esimo cross dalla destra di Ricciolini, Attanasio però non riesce ad arrivare sul pallone che è facile preda di Mazzoni. Al 18esimo torna in avanti il palazzo con il neo entrato Famiani, che salta l'uomo, scatta verso la porta ma calcia male e mette fuori. Calano nuovamente i ritmi e la gara sembra concludersi in favore degli ospiti, ma al 40esimo il Costano con un'azione insistita sulla fascia sinistra trova il pareggio, crossa al centro ed Attanasio salta più in alto di tutti trovando la rete, 1-1. Non c'è più tempo per altre emozioni e la partita quindi si chiude con il risultato di parità. Ma niente, è stata una partita abbastanza equilibrata all'inizio, poi abbiamo preso un po' in mano le redini noi, insomma, quindi siamo andati giustamente in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione di fare il 2-0, non l'abbiamo fatto e poi in contropiede potevamo concretizzare, il secondo tempo potevamo concretizzare 3-4 occasioni che abbiamo avuto, purtroppo il calcio da questo punto di vista è impietoso, purtroppo quando si sbaglia tanto poi è venuto il pareggio a 4-5 minuti alla fine, c'è un po' di amaro in bocca, però insomma alla fine Costano ci ha creduto di più e quindi ha portato a casa un punto, sinceramente un po' dispiace, però alla fine insomma il pareggio ci sta, lo accettiamo, è un periodo che gira male, andiamo avanti così di partita in partita. Niente, siamo qui a commentare questa partita che è stata una partita a me pare molto equilibrata e molto incerta, con due episodi che hanno deciso il risultato. Non è potuto venire fuori un bel gioco perché purtroppo il campo era pesante, comunque l'impegno c'è stato fino alla fine da parte di tutte le squadre. Alla fine penso che un risultato di parità possa accontentare tutte e due, poi vediamo avanti quello che viene fuori andando avanti.